Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Station, di San Guangguo. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Guidonia, dove abbiamo in linea Gianluca Fratta. Salve e benvenuto in trasmissione. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Ecco, Gianluca è presidente dell'ARFI, Associazione Radioamatori Finanzieri. Ci parli un poco degli scopi di questa associazione. Già c'è l'Associazione Radioamatori Italiani a livello nazionale, ho visto che ultimamente sono sorte quelle relative ai carabinieri, ai marinai d'Italia, a quelli della Polizia di Stato. C'era bisogno di farne una anche per i finanzieri? Sinceramente sì, è una cosa che desideravamo da tanto tempo e piano piano siamo riusciti a costituirla. Chiaramente noi ci riuniamo tutti gli appartenenti, ex appartenenti alla Guardia di Finanza su un hobby, diciamo, che può essere pure molto importante in caso di emergenza, quello delle radio. Ecco, diciamo che è noto a tutti l'attività dei radioamatori, soprattutto conoscevamo insomma chiaramente che i radioamatori lanciano in orbita i propri satelliti, soprattutto l'Associazione Americana dei Radioamatori, sono impegnati nella protezione civile. Abbiamo avuto in passato qui in Italia il presidente Cossiga, che era radioamatore, il re di Giordania, re Hussein di Giordania, anche lui radioamatore, però chiaramente c'è sempre qualche cosa da imparare, soprattutto per quanto riguarda la protezione civile. So che voi siete impegnati anche per quanto riguarda le frequenze per l'emergenza radio. Mi spiega un poco meglio gli scopi dell'associazione, Gianluca? Sì, praticamente. Allora, l'ARFI nazionale è nata come associazione prettamente inerente al campo radio. Dopodiché abbiamo delle strutture territoriali che, oltre a svolgere il servizio radio, svolgono pure il servizio di protezione civile. Quindi abbiamo due sezioni molto grandi, che sono l'ARFI Roma e l'ERAV di Mottola. In questo periodo sono tutte e due impegnate nell'emergenza Covid, sia sul piano terrestre, quindi intervenendo sul trasporto dei DPI presso gli ospedali e sui centri vaccinali. E naturalmente l'ARFI noi l'abbiamo predisposta così: abbiamo la parte radio, che se ne occupa il vicepresidente nazionale Francesco, e poi abbiamo la parte operativa, che è quella di protezione civile, che me ne occupo io. Ecco, ho visto che avete un poco di cose interessanti, soprattutto visitando il vostro
nostro sito web c'è innanzitutto una rivista online, no? Voi dell'Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani state presentando una rivista online, ce ne parli un po' di questo? Sì, abbiamo fatto una rivista a cui se ne occupa il nostro segretario Massimo, dove collaboriamo tutti dell'associazione, che si chiama Arfi Insieme. Praticamente una rivista dove noi è un notiziario telematico, dove noi presentiamo sia gli eventi delle strutture territoriali, sia eventi in corso e sia degli articoli magari inerenti a eventi particolari nel campo radio, nel campo astronomico, eccetera, diciamo. Ecco, grosso spettro. Modo, quante pagine ha questa rivista, quindi? Ma dipende sempre da tutte le notizie che vengono fornite alla nostra redazione. Comunque sono diverse pagine. Io vedo qui che voi praticamente avete costituito questo gruppo o questa associazione nel 2018, mi correggi? Esatto, il progetto era partito molti anni prima. È stato costituito nel 2018 dall'ex presidente nazionale Renato, scomparso prematuramente, e dopodiché la sua scomparsa sono subentrato io come presidente nazionale. Stiamo cercando di organizzare tutto, diciamo che stiamo proprio nella fase organizzativa di tutta la struttura. Ok, allora se mi consenti facciamo un attimo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Sì, va bene. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Allora, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Gianluca Fratta, presidente dell'Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani, in collegamento da Guidonia. Ecco, stavamo parlando proprio poco fa della vostra rivista disponibile online, però visto che avete una buona presenza sui social, no? Ce ne vuoi parlare? Sì, praticamente sia nel campo sia la sezione nazionale e sia la sezione di Roma è presente su tutti i social per gli eventi e per tutto quello che organizzano. Tuttora stiamo organizzando degli award, delle manifestazioni sia nel campo radio, mentre quel che riguarda la sezione di Roma sono presenti gli eventi, quello che facciamo nel campo della protezione civile, quale il supporto, come ripeto, agli ospedali di Roma, ai centri vaccinali, alla Caritas, e poi ci occupiamo anche delle persone che hanno problematiche sia sanitarie che economiche. Ecco, perdonami se apro una parentesi forse un po' fuori luogo, un po' più attinente alla tua attività di finanziere, no? Però io mi ricordo storicamente noi eravamo dei ragazzi più o meno, io sui 12-13 anni, i miei fratelli più grandi che mi hanno iniziato al radioascolto, e noi avevamo un ricevitore, penso che lo ricorderai senz'altro, il mitico Grundig Satellite 2000, no? Famosissimo. E in quel periodo noi abitavamo in una zona di Napoli che era a una forte presenza di contrabbandieri, no? Di sigarette, di cose del genere. Allora mi ricordo che in quel periodo noi ci mettevamo sulla 27 e ascoltavamo con tranquillità tutti i dialoghi fra i contrabbandieri, sì, no, sai, sui motoscafi, su queste cose assurde. Diciamo, che aneddoto hai, qualche cosa da raccontarmi su questo aspetto, diciamo, non so se definirlo simpatico, perché certo non è una cosa divertente, che a voi per anni vi ha impegnato moltissimo su questo aspetto, però insomma anche sotto aspetto radiofonico, radioantistico, ci sono stati dei risvolti, no, nel passato. Sì, allora, premesso che hai richiamato in memoria la linea CB, dove io ho iniziato praticamente nell'82. Sì, effettivamente noi avevamo degli apparati in auto, macchine cosiddette CD, che dove si sentivano queste, diciamo, dove intercettavamo questi tipi di collegamento. È logico, purtroppo il discorso del contrabbandiere è un discorso un po' particolare, che magari non è il momento di parlarne, però sì, esistevano questi tipi di... Adesso chiaramente è cambiato tutto, perché con la tecnologia moderna è tutto criptato, no? Anche loro si sono aggiornati, purtroppo, no?
Sì, questo però, come ripeto, non è il luogo, no, questa domanda, luogo diciamo, di parlare di queste cose. No, assolutamente sì, capisco, assolutamente. Però diciamo più che altro io ho aperto questa parentesi perché è chiara, diciamo, la presenza soprattutto della Ministero delle Finanze, della Finanza, no? Della Guardia di Finanza in mare. In passato noi abbiamo avuto ospite in trasmissione il presidente dell'Associazione Marinai Radioamatori Marinai d'Italia, e quindi diciamo che su quasi tutte le imbarcazioni c'è un apparecchio radio. Questo per voi insomma è importante, diciamo, il rapporto con la radio e chi fa radio, radioamatori appassionati della radio, è sicuramente un rapporto particolare, no? Sì, certo, assolutamente. Ogni apparato, ogni barca ha il suo apparato HF che... Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione volge al termine. Ci sono degli eventi in calendario prossimamente che svilupperete? Sì, ci sono. Stiamo organizzando degli award inerente a delle manifestazioni sempre legate alla Guardia di Finanza. Sì, inerente al discorso ci sono degli eventi che stiamo organizzando, che poi al momento opportuno saranno comunicati. Allora, fin qui Gianluca Fratta, presidente dell'Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Spero di sentirti quanto prima. Va bene, sempre a vostra disposizione, sempre grazie di tutto. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha confermato che l'azienda mira a realizzare i futuri iPhone utilizzando interamente materiali riciclati. Cook ha partecipato all'edizione virtuale della conferenza parigina Vivatech 2021, nel corso della quale ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, fra cui alcune sulla sostenibilità ambientale entro il 2030. Il CEO ha ricordato che Apple è già un'azienda a emissioni zero, visto che utilizza energia rinnovabile per la maggior parte delle sue operazioni interne, tuttavia prevede di rendere il suo intero ecosistema, dalle catene di approvvigionamento agli utenti finali, carbon neutral nei prossimi 9 anni. A quanto pare, un ottimo prodotto per gli utenti e un ottimo prodotto per il pianeta possono essere la stessa cosa. Ed è questo l'obiettivo che ci siamo posti, ha affermato Cook, illustrando la via che porterà Apple a costruire i suoi device con materiale riciclato. Gli ultimi Mac contengono il 40% di alluminio riciclato, mentre la serie di iPhone 12 ha oltre il 98% di minerali riciclati. Inoltre, Cook ha menzionato l'uso di dispositivi robotici come Daisy, che smonta gli iPhone per fornire componenti di scarto ai modelli in fase di realizzazione. Il CEO ha affermato che dopo che Apple ha iniziato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile per le sue operazioni, ha spinto i suoi fornitori a fare lo stesso. Secondo Cook, più di 100 fornitori hanno già firmato per essere completamente carbon neutral nei prossimi anni. Facebook ha ufficializzato la partenza di Live Audio Rooms, il contenitore di funzionalità social audio annunciato ad aprile. Simile a Clubhouse per modalità di fruizione e organizzazione dei contenuti, per ora le stanze audio dal vivo sono disponibili solo sul mercato statunitense. Personaggi popolari, contraddistinti dalla spunta blu, e gruppi possono già accendere le loro stanze tematiche, dove far parlare un massimo di 50 persone in contemporanea. Questa è già una differenza con Clubhouse, che invece limita il numero di speaker a seconda del pubblico presente. Altro elemento distintivo con l'app che ha riportato in auge la fruizione simil podcast è l'opportunità di tenere delle conversazioni sponsorizzate o finalizzate ad una causa no profit. All'interno delle stanze e delle chat saranno infatti presenti dei pulsanti con cui acquistare qualcosa o sostenere una particolare causa. Su Clubhouse, ad oggi, gli utenti hanno la possibilità di portare avanti operazioni del genere ma linkando manualmente i siti di riferimento. Inoltre, i creatori potranno decidere se una stanza è ad ingresso libero o a pagamento. Una tantum o in abbonamento, un'occasione in più per monetizzare il loro lavoro. Le live audio rooms possono essere create sia nei gruppi privati che in quelli pubblici, ma nel primo caso l'accesso è limitato ai soli membri del gruppo. L'80% di chi paga dopo ricatto hacker subisce nuovo attacco. In metà dei casi è lo stesso gruppo che colpisce due volte. Cedere al ricatto degli hacker quando si subisce un attacco ransomware, in cui i dati vengono sottratti o cifrati richiedendo soldi per la restituzione, non conviene. L'80% di chi paga, afferma il rapporto Cyberison Global Ransomware Study, è poi colpito da un secondo attacco, nella metà dei casi da parte degli stessi soggetti del primo. Lo studio è basato su interviste a 1263 esperti di sicurezza in
informatica in USA, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Emirati Arabi Uniti e Singapore. Il 66% di chi ha subito attacchi, rileva la survey, ha avuto perdite economiche. Il 53% lamenta un danno d'immagine per la propria compagnia. Il 29% una riduzione della forza lavoro e in un quarto dei casi l'attacco ha portato ad una chiusura dell'azienda. Tra le soluzioni più adottate ci sono il training del personale, l'aggiornamento delle protezioni di sicurezza antivirus, spyware etc., il backup dei dati e lo scanning delle email. L'FBI, scrivono gli esperti, ha riportato un aumento del 225% delle perdite totali dovute al ransomware. Secondo Cyber Security Ventures, le aziende sono sotto attacco ogni 11 secondi, in media, e le perdite raggiungeranno quest'anno i 20 miliardi di dollari nel mondo. La Commissione europea ha aperto un'indagine formale antitrust per determinare se Google abbia violato le norme dell'UE in materia di concorrenza, favorendo i propri servizi di inserzione pubblicitaria online nella cosiddetta filiera ADEC, a scapito dei fornitori di servizi di tecnologia pubblicitaria concorrenti, inserzionisti ed editori online. L'indagine consentirà in particolare di esaminare se Google abbia distorto la concorrenza limitando l'accesso di terzi ai dati degli utenti per scopi pubblicitari su siti web e applicazioni, riservando questi dati al proprio uso. Migliaia di aziende europee utilizzano i nostri prodotti pubblicitari per raggiungere nuovi clienti e per finanziare i propri siti internet, afferma Google. Scelgono i nostri prodotti perché sono competitivi ed efficaci. Continueremo a confrontarci in modo costruttivo con la Commissione europea per rispondere alle richieste di chiarimento e dimostrare i benefici che i nostri prodotti portano alle aziende e ai consumatori europei. Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.